c'era pure il coso per tanti anni, il guardialini. Se fai aumentare lo stipendio. Ma io non ho un commento da niente. Ti fa un fio il pranzo. Ma sì, dammi. E il fratello gli dà un milione al mese. Sì, gli dà. Va bene che se ne va. Ha guadagnato qualche soldo, lo piava. Mi lo pote pure. Invece io vengo gratis. È sbagliato. Ah, cosa, Elio? Elio piava qualche soldo. Quello portava pure i figli. Ma no, è per la vicenda di pagare. Pagava Fabrizio, Alessandro e Elio. Ma è tutta la famiglia. E per pure la paga, anche fatti pagare la benzina, mi paghi. Te fa pagare il pranzo. Fatti pagare il pranzo. È registrato, è registrato. Va bene. Ti fa pagare il pranzo, no? Sì, a cena, non il pranzo. Infatti quando fate il pranzo manco mi chiamate. Ma quando mai abbiamo fatto? No, dobbiamo farlo. Ma salta sempre. Detto. Ah, vabbè, salta, va bene. No? Può essere che ci riuscirà alla fine, se andiamo a fare pochi intimi, però fammi le convocazioni per pranzo. Quando io mi fa la cena, tocca fare le convocazioni. Io mangio poco, bevo poco. Bravo Fabio! Vero, non è? Fuori gioco. Ma non credo. No, era regolare. La spunta, quello che viene da dietro, che fuori gioco. A parte che ha toccato pure il portiere. Oh, il regolamento che è pure in banchina, se non fai tre. Comunque abbiamo trovato il portiere, Se ha fischiato il fuori gioco sul primo c'è ragione l'arbitro, bisogna vedere su chi l'ha fischiato. Certo, non ce la fanno più, ma poi giochi a fare questo, sto campo si strompe. Diventa il primo tempo, ha detto. Allora, no, Michele si è fermato, Gianluca si è fermato, Luca si è fermato, Roberto non è mai partito. Sta a mantenere la partita tutto sulle spalle di Camillo, Sandro e... E mica è qualcosa, è Salvatore, fanno qualcosa. È l'unico che lotta su tutte le palle, gli altri si scansano. Ah, ma il terzo gol già entra a chiedere, che cazzo fa a entrare in capo? La torchiede, oh! Lo so. Ma un torchiede, ma tu ti rendi conto, ho messo Andrea che...